Eccoci allora in D-Pad, abbiamo terminato il nostro rilievo, adesso possiamo, eccolo qui, quindi abbiamo fatto tutto il nostro rilievo con una strumentazione GPS a nostra disposizione, andiamo un attimo sulla lista dei punti, questi sono tutti i punti che sono stati battuti in fix, prendiamo un punto qualsiasi e vediamo che all'interno di T-Pad, oltre alle coordinate geografiche, geocentriche e cartesiane, vediamo che ci ha dato la possibilità anche di calcolare quelle che sono le matrici di varianza e covarianza. Ricordo, le matrici di varianza e covarianza sono dei numeri statistici che permettono quindi di verificare quello che è la qualità, la bontà del dato acquisito, solo per quanto riguarda rilievi fatti in RTK con baseline. Ok? Quindi, detto questo, possiamo procedere ad esportare il nostro libretto per poterlo poi elaborare e importare in topografo. Andiamo nel menu contestuale del libretto, andiamo su Importazioni ed esportazioni e clicchiamo su Esporta su archivio. Abbiamo la possibilità di allegare eventuali foto o video fatte all'interno in fase di rilievo o fare procedi. A questo punto mi permetterà di salvare il file, dando il nome del file, all'interno della memoria del dispositivo Android. Cliccando su salva, quindi la troveremo nella cartella download. Facciamo salva. Poi, essendo collegata a internet, noi possiamo tranquillamente andare a condividere il file su applicazioni come Drive, Dropbox, Gmail, quindi possiamo inviarci tranquillamente il nostro file direttamente sul dispositivo. Detto questo, quindi facciamo per esempio Gmail, mi vado ad inviare quindi quello che è il mio un'email, supporto, ok, oggetto rilievo T-Pad e facciamo invia. Quindi verrà inviato automaticamente alla mia email. Per quanto riguarda, quindi facciamo un attimo, verifichiamo, ok, se l'email viene inviata. Nel frattempo è possibile anche ovviamente andare appunto collegare con via cavo USB il dispositivo Android al PC e recuperare il file zip dalla memoria del dispositivo nella cartella download. A questo punto possiamo procedere poi ad importare adesso nella fase successiva il file in topografo. Ecco qui la nostra email è arrivata e adesso semplicemente mi vado a scaricare il file zip. Quindi lo vado a scaricare e lo andiamo a inserire, andiamo ad aprire la finestra, eccolo qui, lo mettiamo nella nostra cartellina rilievo T-Pad e lo andiamo ad estrarre. Ecco qui, abbiamo la struttura del file del database di T-Pad. Apriamo topografo, andiamo sul menu Home, importa da T-Pad, importa file e ci andiamo a recuperare il file di importazione. Facciamo su apri e automaticamente abbiamo la visualizzazione appunto del nostro rilievo elaborato. Quindi in questo modo possiamo appunto andare a verificare quindi il nostro rilievo eseguito in grafica. Ovviamente se andiamo un attimo nella cartella, nella vista libretto, quindi andiamo a verificare il nostro libretto, vediamo che qui ci sono tutti i nostri punti caricati con tutte le informazioni ricavate dal software T-Pad, incluse anche le matrici di varianza e covarianza. Posso far presente anche una cosa molto utile, anche io posso fare una verifica di controllo delle matrici con topografo, basta selezionare l'intera colonna delle matrici, andare quindi col maiuscolo, tenendo premuto il maiuscolo dal primo all'ultimo, mi vado a selezionare tutta la colonna, tasto destro, modifica celle. Quindi io qui ho un'opzione, calcola matrici di varianza e covarianza, conferma e automaticamente lui mi fa una verifica di una struttura dei dati e mi dà la coerenza appunto di tutte le matrici. Quindi con una delle nuove novità con l'ultima versione di topografo è possibile appunto poter andare anche a fare una verifica delle matrici.
In questo modo io poi posso procedere quindi a eseguire quello che è il mio elaborazione, il mio rilievo, in base alle esigenze.